Aspettiamo ora che ore sono, non lo so, vediamo che ore sono, se sono in tempo, mi sembra 18:30. Ah, perfetto, ci sono 3-4 minuti, aspettiamo che qualcuno entra per il nostro allenamento di oggi, che faremo Pilates. Io ho chiamato in descrizione Christmas Pilates, non è perché ci sono degli esercizi strani, non è che faremo alberi, è solo perché ho preparato una playlist delle tutte canzoni di Natale un po' remixate, diciamo un Christmas House Remix. Comunque si sta molto bene con l'allenamento e con questa musichetta. Allora, ho chiamato Christmas. Wow, siamo già abbastanza, quindi direi che tra poco possiamo iniziare 2 minutine. Ragazzi, tanto in attesa di questi 2 minuti volevo chiedervi una cosa. Per la prossima settimana ancora palinsesto o non c'è palinsesto di corsi? Però se faremo ancora delle lezioni, come sempre, io volevo proporre una lezione di yoga proprio dedicata alla pratica di Natale, all'incontro dell'anno nuovo alla grande, a lasciare andare tutto vecchio, ad aprire le porte a tutti noi attraverso una apposita meditazione, proprio che io la chiamo meditazione per l'anno nuovo. E se siete interessati, che c'è. Se qualcuno vorrebbe partecipare, ciao Leti, ciao, ciao Rita. Ecco, io proporrei di fare, invece di Pilates, ritorno alle mie lezioni principali di yoga, che faremo una pratica fisica più corta, dedicata all'apertura del cuore. Una ventina di minuti e poi un tempo abbondante per questa bella meditazione. Se qualcuno interessa, scrivetemi qualcosa, mettetemi un pollicione. Se no, cambiamo. Faccio una pratica molto fisica, strong, per tonificare, per mettere tutti i vestitini corti, per mostrare bella gamba tonica, per mostrare una schiena muscolosa. Quindi faremo tutta tonificazione, però vi giuro che questa meditazione è veramente, veramente bellissima. Ciao Roby! Oh, che piacere di vederti! Ok, ragazzi, io direi che possiamo iniziare. Sono esattamente 18:30. Andiamo sui nostri tappetini. Chi pratica sui tappetini, se no, anche per terra va benissimo, a parte le ginocchia saranno un po' dure. Io levo le occhiali, le lascio qua accanto al telefono e, come sempre, solo un momento di concentrazione. Io lascio il silenzio, non metto la traccia musicale, proprio per la centratura, per entrare in contatto con il nostro respiro, con il nostro corpo, per sentire meglio come stiamo oggi. Quindi ci chiudiamo gli occhi e ricordiamo sempre che la nostra postura è corretta quando le ginocchia sono in linea con il secondo dito del piede e il coccige è girato verso basso, quindi lo ruoto sulla linea dei talloni. Le spalle le giro proprio per sentire che si rilassino, abbandono le braccia lungo il busto, lascio che le braccia diventino pesanti, tirano giù le spalle e cerco di spingere dai piedi verso la testa e il centro della testa cresce verso l'alto. Quando trovo questa posizione, chiudo le occhi proprio per isolarmi da tutto ciò che circonda. Sento come sto oggi, uno sguardo all'interno, veloce, veloce, dai piedi alla testa, dalla testa ai piedi. Se trovo delle tensioni inutili in questo momento, con un bel espiro le lascio uscire, lascio andare fuori. Porto l'attenzione verso il respiro, osservo i flussi d'aria che entrano ed escono e cerco di percepire le sensazioni fisiche che provoca il mio respiro.
Quindi sento questo movimento che non dipende dalla mia volontà, ma proprio il respiro che mi sta muovendo. Io inspirando percepisco le costole che si allargano, si allontanano una dall'altra, la gabbia toracica acquisisce più volume ed espirando sento come l'addome rientra, le costole si abbassano. E ancora rimango consapevole del respiro, percepisco la stabilità e la sicurezza sopra i miei piedi. L'ultima volta, espirando la tensione verso i piedi, sento quanto sono stabile e sicura ed inspirando la tensione verso i toraci, sento come si muovono le mie spalle e la mia gabbia toracica. Ok, fate l'ultima respirazione consapevole, proprio sincronizzando questi movimenti con l'inspirazione ed espirazione che sfrutteremo questa proprietà del respiro durante tutta la nostra lezione. Ancora un respiro, faccio partire la musica, con la musica apriamo gli occhi. E iniziamo come sempre, ossigenare bene bene tutti il nostro corpo, quindi saliamo sulle punte inspirando su le braccia, scendo giù, braccia giù, continuo, due, salgo, inspiro, e fuori l'aria, scendo. 3, inspiro, salgo sulle punte ed espiro, braccia passano avanti, scendo, sento stabile e sicura. L'ultima volta qua, inspiro, allungo, trattengo e fuori scendo. Cambio la rotazione delle braccia, salgo, le braccia salgono davanti e ruoto palme delle mani verso la terra, scendo. Continuo altre 3 volte, prendo l'aria. Riempendo bene bene i polmoni e ancora 2, su, salgo, blocco sempre questo piccolo blocco tra inspirazione ed espirazione. L'ultima volta trattengo un po' di più, sento i miei piedi, le mie caviglie, ruoto palme delle mani giù, scendo sui piedi, subito. Divarico le gambe un po' più larghe delle spalle e comincio a fare piccole flessioni, ma mi concentro laterale di più sul movimento del collo. Abbandono braccia, abbandono la testa e ad ogni espirazione piego il ginocchio e lascio che la testa cada verso il ginocchio piegato. Sento di abbandonarmi ogni piegamento, sempre un po' di più. Lascio la testa pesante, lascio le mie resistenze, lascio che cada e sento il movimento delle vertebre cervicali. Abbandono, scaldiamo il collo in questo movimento non abituale, ma molto molto funzionale. E ancora, continuo. Altri 3. Abbandono la testa, mi concentro proprio sulle sensazioni che accadono tra le mie vertebre cervicali e che questo allungamento sento che inizia a prendere anche la spalla, perché dal prossimo movimento inizio a ruotare la spalla indietro, passo dal centro, prendo l'aria e ruoto, butto fuori. Riscaldiamo le spalle, l'addome è sempre fermo, non spancio, ruoto busto, ruoto la spalla, passo dal centro e vado dall'altra parte, e 3, e ancora vado a sinistra, 4, ruoto, ruoto indietro, torsione del busto, giro la spalla, 3, ancora 2 e ancora. Ok, questa volta mentre piego il ginocchio destro, porto le mani verso ginocchia, passo da squat e piego il ginocchio sinistro e salgo su, ancora 7, piego.
squat, piego sinistro, salgo, piego destro, squat, sinistro, salgo, siamo a tre, passo e vado in centro, e cinque, e salgo, e sei, ancora due, dai dai! Riscaldiamo le articolazioni delle anche, ma anche l'interno coscia, anche il nostro quadricipite, sentiamo, ma con tutto ciò non dimentichiamo mai dove, cambio parte, piego prima a sinistra e passo verso la destra, e salgo, e sinistra, squat, salgo, sinistra, passo, salgo, e quattro, e vado, non mi scordo mai del mio respiro, ancora due volte, ecco, è arrivato anche il jingle band, salgo in centro, da qui, piego, iniziamo con allungamenti laterali, piego la destra, questa volta copro l'orecchio, allungo e lascio cadere, arrotondo la schiena, piego le ginocchia in centro e srotolo, sollevo le braccia, piego la sinistra, allungo, copro con braccio destro l'orecchio, scendo giù in centro, ginocchia morbide, schiena morbida, srotolo, piego a destra, allungo lato sinistro, ah, lascio cadere fuori l'aria, srotolo la schiena una vertebra dopo l'altra e continuo, lascio cadere, tonda, tonda, morbida, forza nelle gambe, nei piedi, vado, allungo, scendo, srotolo e vado a sinistra, cado giù, l'addome dentro, srotolo una vertebra dopo l'altra ancora tre volte, scaldiamo la schiena, allunghiamo i lati e continuiamo di attivare le nostre articolazioni, giù, sinistra, è rimasto uno, piano, il movimento è lento e controllato, percepisco il movimento di ogni cellula, non ho fretta, controllo, scendo, srotolo, sulle braccia, scendo in squat, butto, piego busto in avanti, mi abbraccio e salgo, i piedi sono aperti verso l'esterno, mi abbraccio, sulle braccia, l'addome dentro sempre, porto l'attenzione verso i miei piedi, verso i glutei, tre, e dobbiamo fare sempre 8. Io vi guardo, ma voi quando scendete giù, cioè mi guardo, abbandonate la testa e il collo. È il momento quando il collo, la testa e le spalle si rilassano. 5. L'ultime 3. Scendo, abbraccio. E salgo su. Stringete queste glutei, aprite le gambe, le ginocchia vanno là dietro. Salgo su. L'ultima volta. Scendo. Appoggio le mani. E stendo le gambe, stendo le ginocchia. Punto coccige dietro, allontano la testa dal coccige, schiena dritta. E iniziamo a piegare. Ginocchio destro, ginocchio sinistro, mantengo però il busto in centro, io non vado col busto verso la gamba, ma lo tengo in centro e cerco di scendere ogni volta un pochino di più,
un pochino di più. Il quadricipite si attiva, ma l'addome rimane dentro sempre, perché io non voglio inarcare la mia schiena. Tutta la mia forza, tutto il cuore attivo per proteggere la mia colonna. Ancora tre volte qua. E ora piego il ginocchio destro e mi giro a destra e molleggio. Molleggio, lascio andare le resistenze, controllo che il ginocchio non vada verso l'esterno o verso l'interno, ma rimani in linea con il piede e soprattutto non butto mai il ginocchio più avanti della caviglia. Il ginocchio rimane sempre sopra la caviglia. 4, 3, 2, 1, appoggio ginocchio a terra, sposto bacino indietro, piedi avanti, piedi a martello avanti e rimango. 1, 2, sento di allungarsi tutta la parte posteriore della gamba. 5, 6, il busto è parallelo a terra, la testa spinge avanti. 7, 8, ripiego il ginocchio destro, punto il piede dietro e torno in centro. Salgo solo una volta, rilasso le gambe e torno giù. Questa volta piego il ginocchio sinistro, ruoto il busto verso sinistra e molleggio. Controllo soprattutto la posizione del ginocchio, del piede. L'addome dentro, fermo, fermo. Scendo. Se sento che il mio bacino non vuole proprio scendere, cerco di rilassarmi. E se mi rilasso, la forza di gravità mi permette di scendere sempre di più. 4. Ancora. 3. Molleggio. 2. E 1. Appoggio ginocchio destro a terra, sposto bacino indietro con l'espirazione, la forza dell'espirazione, l'addome dentro che mi spinge indietro. Il busto viene parallelo a terra, il centro della testa spinge in avanti e il coccige spinge indietro e porto il piede sinistro a martello. 1, rimango in statica. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, appoggio piedi, ripiego ginocchio, punto il piede dietro, vengo in centro e questa volta srotolo su, un bel inspiro, sollevo le braccia e tacco punto, tacco punto, tacco punto. Porto i piedi sotto il bacino, l'ultimo riscaldamento per la nostra schiena, facciamo l'esercizio che si chiama onda, quindi porto le braccia o le mani dietro sacro, inspirando, le ginocchia sono aperte alla larghezza del bacino, quindi io inspiro, inarco la schiena e porto il torace tra le ginocchia. Poi, quando sono qua giù, abbandono completamente la testa e il collo e srotolo. Forza piedi e la pancia. E di nuovo inspiro, scendo. 2. Abbandono la testa, arrotondo la schiena, salgo forti nelle gambe. Scendo. Arrotondo, spingo. Non solo con le gambe, ma anche con l'addome che spinge dentro. 4. Apro, in arco. 5. E ancora. 6. Ancora 2. Scendo. In arco bene, in arco più che posso, mantenendo l'addome sempre dentro, ma aprendo il torace al massimo.
le scapole si avvicinano e poi si allontanano mentre arrotondo e salgo. Rimango su e sollevo le braccia. Butto fuori l'aria, questa volta scendo a schiena dritta e rimango in statica. Il bacino è sopra la gamba e il busto è parallelo a terra. Le braccia sono accanto alle orecchie e la pancia è sempre dentro. 3, 4, 5, 6, 7, 8, piego le ginocchia, sposto il sedere dietro, il busto va in diagonale, come forse mi sto sedendo su una sedia. Sono qua, mi metto così che si vede meglio, inspiro, salgo sulle punte, espiro, scendo giù, abbasso anche le braccia, stanno sempre sulle punte, forza, forza. Abbasso i piedi, mani davanti al piede e spingo su il bacino, allungo nella pinza, fuori l'aria, mi siedo e srotolo, ancora 3 volte, inspiro sulle braccia, espiro mi siedo, inspiro sollevo i talloni, espiro scendo. Abbasso i talloni e le mani, spingo su il bacino, allungo le gambe, allungo schiena e collo, fuori l'aria mi siedo e srotolo, ed inspirando su le braccia, siedo, su con i talloni, aiuto, equilibrio, scendo, abbasso, su il bacino, allungo, mi siedo di nuovo, srotolo, un bel inspiro, mi rilasso, l'ultima volta, sedere va là dietro, ginocchia rimangono sopra le caviglie, sto nella seggiolina, inspiro, su i talloni, rimango sulle avampunte, e fuori scendo, scendo, forza, forza e coraggio, sempre sulle punte, braccia avanti, giù i talloni, giù le mani, spingo sul bacino, allungo, mi risiedo e srotolo. Ah, e la parte in piedi ce l'abbiamo fatta. Andiamo a lavorare un po' a terra. Vediamo un po' se scrivete qualcosa. Ciao, Cri. Vai, raga. Allora, siamo qua, prendiamo l'ultima ispirazione, con un tuffo a C portiamo le mani lentamente una vertebra dopo l'altra a terra, cammino avanti, 1, 2, 3, 4, sposto i piedi se ho bisogno, mi sistemo in un bel plank, io mi metto così, forse è meglio. Importante che le mani rimangano sopra le spalle, l'addome fermo fermo, la schiena come una tavoletta, non si inarca la parte lombare, tutta forza in centro. Ancora 5, 4, 3, 2, 1, giù le ginocchia a terra. Bacino sui talloni, un bel inspirone lungo e profondo, fronte a terra, scarico la tensione a terra e salgo a schiena tonda, porto le spalle sopra e i polsi ed inspiro. Inarco bene, spingo con le mani, tiro il tappetino verso di me, inarco la schiena qua, ma l'ombelico rimane sempre dentro. Butto fuori l'aria, allontano le scapole, riporto i glutei sul tallone. E ancora. Inspiro, inarco, espiro, arrotondo, vado verso i miei talloni, allungo bene la schiena. E 3,
continuano questa specie di onda di Ketkou un po' modificato, un po' in dinamica. Mi ricordo sempre di inarcare bene, mi aiuto a spingere con le mani, non scordo mai di rimanere sempre sincronizzata con la mia respirazione, quindi io butto fuori l'aria, spingo l'ombelico dentro, allontano così verso il tallone ed inspirando io apro il torace vicino alle scapole, coda guarda su e l'ultima volta scendo verso i talloni, allungo e questa volta salgo sempre a schiena tonda ma rimango in centro. Questa volta prendo tutta consapevolezza di tutte le parti del mio corpo, apro bene le dita delle mani, le mani sono posizionate esattamente sotto le spalle, le ginocchia sotto il bacino, semplicemente su il braccio destro e la gamba sinistra, parallele a terra, senza alzare troppo. Attivo qua, rimango in isometria proprio per trovare il mio asse centrale. Non rimango in apnea, anche se sono ferma, anche se il mio corpo è fermo, io continuo sempre a respirare. 3, 2, 1 e torno giù. 8 volte in dinamica. Inspiro, allungo, espiro giù. Allungo 2. Insieme, braccio e gamba. Tutto ciò senza inarcare la schiena. La schiena rimane come una tavoletta e io come faccio questo? Io spingo il mio ombelico verso la schiena, verso la mia colonna vertebrale. 5, ancora 3 volte, 6, allungo, allontano il piede dalla mano, 7, e guardo verso terra, se no il mio collo prende la tensione, 8, appoggio. E adesso sollevo sempre la gamba sinistra e sollevo questa volta la gamba oltre il gluteo, più alto che posso. E torno inspirando nella posizione neutra dove la gamba è parallela a terra. Quindi fuori l'aria, sollevo ed inspiro parallela. Fuori. Sento quanto si attiva il mio gluteo, diventa tonico di già. E sale dopo che la quarta ripetizione, ancora 4, 3, mi ricordo di buttare fuori l'aria e di spingere bene con le mani mantenendo l'addome fermo, fermo, 2, l'ultimo, 1, da qua, lascio la gamba, non la butto giù, non la butto, punto il piede destro, l'avampiede, sul tappetino. E salgo su con il bacino mantenendo la gamba sinistra sempre dritta e ferma, rilasso il collo, rilasso la testa e scendo giù, inspiro, fuori l'aria, salgo, 2, inspiro ginocchia a terra ma l'addome dentro, allungo, 4, prendo l'aria, la butto fuori, svuoto e 5, attenzione, proteggete la schiena, 6, la gamba ritorna sempre parallela a terra e poi sale insieme con bacino, una linea con la schiena, l'ultima volta allungo, da qui torno nella posizione del cane, 1, respiro lungo e profondo, lascio un po' che il battito cardiaco si rallenti e fuori l'aria, ritorno in quadrupedia, controllo che la mia schiena è piatta come una tavoletta, spingo l'ombelico dentro e lascio l'addome così, sempre lo lascio così dentro. E questa volta allungo il braccio sinistro, la gamba destra, non tanto in alto.
va benissimo qua perché voglio che la mia schiena non si innalzi. E rimango prima in isometria proprio per trovare l'equilibrio, per individuare il mio asse centrale e attivare ancora meglio la spalla, l'addome, il gluteo. 5, 4, 3, 2, 1. Ginocchio e mano a terra. Allungo. 1. E giù. 2. E giù. 3. Vi ricordate come dico? Cercate di allontanare la mano dal piede. 5. Allunga la gamba, allungo il braccio. 6. E torno a terra. 7. Dai, dai, raga, l'ultima volta, rimani con me. 8. Riporto solo la mano a terra. Questa volta vado a sollevare la gamba più alta del bacino e abbasso. Butto fuori l'aria mentre sollevo e percepisco come si alza il mio gluteo. Mi vedo di già con le chiappe toniche sode, alte, belle, e posso mettere tutti i vestitini fighi aderenti per le feste che stanno arrivando, anche se siamo a casa, tanto dobbiamo farci belle lo stesso, siamo donne. E 6, ancora 2 volte, 7, 8, su, e da qui torno con la gamba parallela a terra, punto avampiedi e andiamo 8 volte di sollevare il bacino e la gamba. Quindi fuori l'aria, salgo, allungo, porto anche il tallone a terra, cerco di mantenere la gamba in stessa linea con la schiena. Inspiro, busto gamba parallele, 2, scendo, 3, allungo, prendo l'aria, 4, solo 4, stay with me, rimani con me, chicos, questo è un bellissimo esercizio, solo 2 volte, dai, allunga, allunga, scendi giù, e l'ultima, molto bene, molto bene, le mie campionesse, giù il ginocchio, allungo un attimo il bambino, ma giusto 2 secondi, 3 per riprendere il fiato, allontano le mani dalle spalle, tocco con il sedere i talloni, inspirando mi aggrappo con le dita come un ragnetto per sentire l'allungamento, il rilassamento ancora più profondamente. Da qui sollevo il gluteo e torno in quadrupedia, punto avampiedi, salgo nel plank. Ora un po' duro esercizio, ma corto, 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 corto. Quindi io sollevo la gamba destra, ok? Butto fuori l'aria, porto il ginocchio al petto. Solo 3. Inspiro, sollevo, ma lenti e controllate. Ginocchio al petto. 3. Allungo. Porto ginocchio al petto. Adesso io allungo sempre la gamba, ma invece di portarla al petto, la porto verso il mio gomito, ok? Stringo forte forte la pancia, l'addome dentro e appoggio il piede fuori. Rimango qua in questa specie di planca con le gambe a triangolo. Stringo forte qua l'obliquo. E ora possiamo inspirare, salire su con il braccio, spingo su il bacino ed espirando scendo col bacino a terra, ancora 3 volte, inspiro, spingo su il bacino, sollevo il braccio, espiro, scendo.
Stay strong due volte. Scendo. Fuori l'aria. E apro il petto. Rimango qua. Scusate se è girata questa volta indietro, però l'altra parte sarò girata in avanti. Da qui io vado con la mia mano sinistra a toccare il mio piede destro e inspiro in centro, stendo i gomiti, stendo la schiena, espiro, provo ad andare con la mano destra oltre al piede sinistro, se non ce la faccio va benissimo anche qua. E sempre allungo in centro, cerco di stendere le braccia, abbassare le spalle. Torsione. E fuori. Stendo la schiena, allungo le braccia. Ancora due e due. Su. Lunghi le braccia, giù le spalle. Il collo rimane sempre lungo. L'ultimo uno e uno. E l'ultimo. Allungo le braccia, abbasso le spalle, porto le mani dietro e giro la gamba destra in avanti. Qui rilasso un attimo. Fletto dall'anca, non dalle spalle, ma dall'anca, porto l'addome verso la coscia, rilasso il collo, rilasso la testa, abbandono, riprendo fiato, inspiro 1, 2, 3, 4 ed espiro a 6 tempi, 2, 3, 4, 5, 6 e salgo su, le mani dietro il bacino, butto fuori l'aria, spingo sul bacino, un plank rovesciato, inspiro a terra, fuori, sollevo, ancora 6. Fuori l'aria, salgo ma lentamente, cerco di mantenere sempre la punta tirata verso il basso, lungo piede, e 4, su, più lento lo faccio, più percepisco l'esattezza del movimento, più efficacia avrò. Su, ancora due volte, ultime. Su, e su, l'ultima, scendo giù, porto l'avambraccio a terra, sollevo le gambe, a 45 facciamo, e piano piano srotolo la schiena completamente a terra e allungo le braccia oltre la testa. Espirando, scendo, piego le ginocchia e vado a cercare le mie caviglie con le mani. Quindi, inspiro, io allungo, scendo giù a terra e salgo, 2. Srotolo, giù, fuori l'aria, stretti forte nell'addome. Chi non ce la fa, lascia l'avambraccia qua e fa questo. Però cerca di avvicinare le ginocchia un po' di più. Ancora 3 volte. Tocco le caviglie. Scendo. Tocco le caviglie. Quando tocco le caviglie, l'addome è fortissimo, è di marmo. E l'ultima volta qua. Sollevo. E rimango. 1. Posso lasciare le braccia. 2. Lasciate la schiena dritta, se non ce la fate piego le ginocchia. Ok. E relax, incrocio le gambe. Torno in quadrupedia, si ripete dall'altra parte. E poi abbiamo quasi finito. Controllo l'ora.
Perfetto, perfetto. Ok, quindi io sono in quadrupedia. Se guardate, posiziono bene bene le mani, dita aperte larghe, mani sotto le spalle, l'addome dentro, plank. Metto così che si vede meglio e sollevo la gamba sinistra. Ok, allungo, butto fuori l'aria e porto ginocchio al petto. Ancora due volte, allungo, inspiro, prendo l'aria. Controllo, faccio sempre un piccolo blocco di movimento. Due, ancora una volta, tre, allungo. E la quarta volta vado con il mio ginocchio verso il gomito destro. Qua in torsione, appoggio il piede e rimango un attimo in questo plank con le gambe a triangolo. Prendo la consapevolezza della mia posizione e solo dopo, inspirando, sollevo su il braccio, di nuovo sono di schiena, ed espirando abbasso il bacino. Io mi cambio un po' perché così, se qualcuno ha capito qualcosa, di nuovo la mano sinistra dietro, spingo su il bacino, Michael Jackson, apro il petto e torno a terra. E tre, e scendo. L'ultima volta, ultimissima, oggi mi risparmio. Dovevano essere 8, ma noi le facciamo 4 per dopo dare tempo anche di un po' di allungamento. Da qua io però vado con la mia mano sinistra a toccare il mio piede destro e ad inspiro. Stendo le braccia, allungo la schiena, l'addome fermo fermo e fuori allungo il torsione. Cerco di scendere giù, cerco di non inarcare e ingobbare la schiena, ma scendo a schiena dritta per controllare quello meglio. Cosa faccio? Spingo le scapole verso la colonna e penso sempre di flettere dall'anca e non dalla spalla. Inspiro, allungo bene le braccia, cerco sempre, non rimango qua, ma cerco sempre di stendere i gomiti e buttare giù le spalle. Ancora uno e uno. Allungo bene la schiena, ritiro l'addome, allungo in torsione. E centro, ultimissima volta, allungo qua. E questa volta chiudo la gamba destra verso la sinistra, inspiro, stendo la schiena sulle braccia e vado ad allungarmi, a riprendere il fiato nella pinza. E ricordate sempre di flettere dall'anca, non fletto mai dalle spalle, io non cerco di portare il mio capo verso le gambe, ma cerco di allungare la testa in avanti. Quindi qua io posso rimanere anche qua, però sento quel bel allungamento, proprio estensione della mia parte lombare, con questa estensione tutti i muscoli qua intorno alla colonna si rilassano. E saremo pronti per i prossimi esercizi. Fate un bel respiro profondo. Perfetto, srotolo, porto le mani dietro al bacino. Questa volta andiamo sempre nel tavolino rovesciato, il plank rovesciato, però solleviamo anche alternante la gamba destra e la gamba sinistra. Quindi inspiro, espirando, spingo gluteo e sollevo la gamba destra. Torno a terra. E due. Ora sale la gamba sinistra. E tre. E scendo giù. 4. Forza ragazzi, stay strong. 5.
pensate che io non duro fatica, sì, ma io sento come il mio corpo prende sempre più forza, sempre più salute, ah, sempre più tonicità. Ancora due, salgo, scendo giù, l'ultima. Belle siete, perfette, andiamo nella barchetta. Chi non ce la fa, avambraccia a terra, gamba a 45. Chi ce la fa, allora, una barca completa, schiena dritta. Da qua scendo, abbasso le gambe, le braccia e salgo per toccare le mie caviglie. Due, butto fuori. 3, fuori l'aria, tocco le caviglie. 4, allungo, mentre allungo spingo la zona lombare al tappetino che non passa un filo d'aria. Sento che il mio ombelico rientra dentro, quasi tocca la mia colonna. Ancora due volte, dai, dai, allungo, salgo su, bravissimi. Oh. E cambio questa volta, vado completamente a terra, piego le ginocchia, piedi in linea con il bacino e inspirando stendo le gambe. Da qui lavoriamo solo la gamba destra, la sinistra rimane ferma ferma, così flessa a 90 gradi. Qua io inspiro, stendo bene la punta, abbasso giù la gamba, porto il piede a martello, spingo schiena a terra, rimango 1, 2, 3 e salgo. Inspiro, stendo punta a basso, piede a martello, 1, 2, 3, salgo. Inspiro, stendo la punta, scendo, punta a martello, 1, 2, 3, salgo. Ancora, allungo, scendo, martello, 1, 2, 3, salgo. Allungo, scendo, martello, 1, 2, 3, salgo, allungo, punta, scende, martello, 1, 2, 3, salgo l'ultima, allungo, scendo, martello, 1, 2, 3, salgo. Da qui la gamba destra che ha lavorato, piego ginocchio, porto piedi a terra e spingo sul bacino, sollevando sempre la gamba sinistra verso l'alto. Solo 8, velocissimo. Fuori l'aria. Spingo sulla gamba, spingo il bacino. Inspiro a terra. 2. Giù. 3. Scendo. 4. Giù. 5. Giù. 6, giù, 7, giù, 8, torno, non torno, rimango su, forza, non abbasso il bacino, forti nella schiena, spingo con le spalle a terra, solo 8, ma singole, giù la gamba, martello torna su, allungo la punta giù, 2, mentre scendo, punta tirata, mentre salgo, piede a martello, siamo già a 4, ancora 3, 2, molto importante di tenere attenzione anche sulla punta e naturalmente sulla respirazione. E da qua scendo vertebra per vertebra, porto il piede sul ginocchio e rilasso, prendo con le mani sotto il ginocchio,
Tiro le gambe verso il torace, rilasso la schiena, allungo il gluteo, rilasso le gambe, respiro. E sciolgo. Ora è rimasto poco tempo, velocissimi, ripetiamo tutto dall'altra parte e relax. Saremo pronti per i nostri vestitini sexy. Via. Allora, da qua inspiro, sollevo le gambe a 90, tengo la gamba destra a 90 e invece la sinistra lavoro. Inspiro, tiro sulla punta e abbasso la gamba. Punta martello, fermi. 1, 2, 3 e salgo martello. Allungo e scendo. 1, 2, 3, salgo, allungo, scendo. Martello, 2, 3, salgo. Già siamo a 3, solo 5 volte, ma tengo duro, salgo su. 1, 2, 3, fermi e salgo, allungo la punta, scendo giù, tengo isometria, salgo, allungo, ultime due, giù e tengo martello, salgo e di nuovo la punta, scendo giù e salgo con martello. Da qua piego la gamba che ha lavorato e spingo su la gamba destra, forza nell'addome, le spalle mi aiutano, butto fuori l'aria, sollevo e inspiro a terra, fuori l'aria, sollevo, ma sollevo bene, allontana questi glutei, la tua parte lombare dalla terra, ce l'hai tutto il braccio che ti sta spingendo. 3, 4, più alto, 5, ultime 3 volte, 3 e 2, su il bacino e fuori l'aria, l'ultima volta, fuori l'aria, su il bacino, rimango qua, solo 8, scendo a punta, salgo a martello, scendo a punta, salgo a martello, scendo a punta 3, e salgo, 4, su, 5, su, solo 3 volte bimbe, 2, ultimissima, sollevo e da qua, porto la lombare a terra una vertebra dopo l'altra, porto il piede destro sopra il ginocchio sinistro, abbraccio con le mani, sotto ginocchio, tiro verso di me, rilasso la testa, giro a destra a sinistra e continuo a spingere le ginocchia verso il torace, sento come il gluteo si allunga, la schiena si rilassa. Percepisco bene questo rilassamento. Sciolgo il collo e sciolgo la posizione. E da qui, ragazzi, facciamo, buttiamo un po' per rilassarci completamente. Le ginocchia a destra a sinistra, prendo le braccia, quindi butto ginocchia a destra, giro la testa a sinistra e il contrario, ginocchia vanno a sinistra, la testa a destra. Ancora un po' di volte proprio per sciogliere un po' queste tensioni che forse si sono creati con gli esercizi un po' forti. Ancora una volta e piego ginocchia e torace, massaggio la schiena, dondolo avanti e indietro, salgo su a sedere, mi sistemo a gambe incrociate proprio
per l'ultimo saluto, per le nostre affermazioni positive, perché veramente siete oggi chi è rimasto fino alla fine, siete delle campionesse, quindi un bel respiro profondo sulle braccia, riempio d'aria, d'energia, espiro, incrocio i gomiti, mi abbraccio e dico mamma mia quanto sono stata brava oggi, e un altro respiro, prendo l'aria, energia, incrocio i gomiti dall'altra parte, mi abbraccio ancora più forte, sento proprio un abbraccio caloroso e dico io mi voglio veramente bene. E poi l'ultima ispirazione, unisco palme delle mani, raccolgo tutto il benessere e energia che abbiamo prodotto, porto tutto quanto verso il mio cuore e io ringrazio voi per la vostra presenza, sono molto felice che siete qua con me a fare questi esercizi perché ci tengo tanto per il benessere, certo in primis mio ma anche di tutta la gente, di tutta il pianeta. Io ancora vi ringrazio una volta, vi saluto, se in caso non lo so cosa non ci vediamo, veramente dalla profondità del mio cuore i migliori auguri di tutte le feste. Rimanete con noi con 01, che questa settimana ancora palinsesto è pieno delle lezioni fighissime, ho delle colleghe, dei colleghi che sono al super top. Io vi voglio bene e vi saluto. Alla prossima, scrivetemi sulla pagina o sul mio profilo privato se vi piacerebbe fare la meditazione collettiva di Capodanno. Grazie, un bacio a tutti.